Francesco Vitolo, presidente della commissione ambiente del 10° municipio, che ne pensa di questa, diciamo, questo evento, così ha coinvolto i cittadini, un'iniziativa così importante per difendere le spiagge? Dico che è una delle tante iniziative che abbiamo in piedi, grazie anche al vostro contributo, tanto per dire come stiamo cercando di sensibilizzare la cittadinanza e anche l'amministrazione al problema della plastica in mare. Approveremo un atto che ho depositato la settimana scorsa per combattere questo fenomeno di un utilizzo dei sacchi di plastica contenenti sabbia per fare barriere provvisorie contro centinaia di sacchetti di plastica che noi da anni che se ne vediamo. Esatto, adesso quello che possiamo fare è cercare di far includere nell'ordinanza balneare, che è quella più sensibile a questa problematica, l'utilizzo, cioè il divieto dell'utilizzo di materiali plastici in questa attività. Quindi diciamo è un lavoro che stiamo facendo a 360 gradi. Adesso questo delle bottigliette è sicuramente un elemento soprattutto di cultura, dove bisogna cercare di fare questo passaggio, cioè vale la pena lasciarla a casa la bottiglietta di plastica, anche se correttamente conferita potrebbe andare nel suo circuito virtuoso, ma lasciamola proprio a casa, soprattutto quando frequentiamo le spiagge. Però una cosa la voglio dire, il problema di quelle foto che vediamo della plastica spiaggiata non è soltanto dovuto, diciamo, all'inciviltà di chi viene in spiaggia e butta male la plastica, ma è dovuta soprattutto alla grande mola di plastica che viene dalle città trasportate dai nostri mari, che vengono rispiaggiati. Su quello dobbiamo cercare di incidere di più. Bene, e c'è anche un altro grosso problema sulle spiagge, in particolare quelle di Ostia, il cemento. E sa benissimo che la maggioranza di queste costruzioni, se ci riferiamo alle concessioni proprio balneari, sono abusive. Parliamo di cemento armato, che credo che sia, insomma, doveroso da parte di questa amministrazione intervenire, intervenire come con i termini di legge, con strumenti che fornisce la legge per la sua rimozione, e addirittura procedere con la revoca delle concessioni per reiterati abusi. Che ci dice? Sono tutte azioni in corso fatte da questa amministrazione anche sulla scorta del buon lavoro che aveva fatto il commissario. Le devo dire una cosa però, anche se personalmente non comprendo la ratio, diciamo, delle proroghe date a livello nazionale ai concessionari, è evidente una cosa, che il quadro normativo generale è molto confuso. Questo fa sì che quando poi un'amministrazione virtuosa avvia un procedimento per ristabilire il diritto, trova dall'altra parte avvocati capaci di trovare mille cavilli e cose che non funzionano nell'incrocio delle varie normative per fare ricorso su ricorso su ricorso. Sì, ma questo problema è talmente grave che il governo, e speriamo il nuovo governo intervenga, ha ratificato un riordino generale di tutta la norma proprio per darci gli strumenti in grado di combattere questo degrado. Però quello che le posso garantire è che a livello di quello che si poteva fare, il municipio la sua parte l'ha fatta e la sta facendo. Allora io parlo a livello personale e non capisco, lo ripeto per l'ennesima volta, la ratio di quelle proroghe. Con questo non entro nell'argomento e spero che ci sia un quadro nazionale chiaro che consenta alle amministrazioni locali, nella fattispecie anche alla nostra sindaca, ma con la delega al municipio, di prendere una posizione chiara su questo argomento, sia sulle concessioni che su quelli che sono gli strumenti per combattere questo che è stato un elemento sicuro di illegittimità sul nostro litorale. Grazie.